Buongiorno amici, mi trovo in Galleria del Duomo a Milano e sto camminando mentre tutte le attività commerciali sono qualcuna aperta, qualcuna chiusa, ma prevalentemente chiuse. Nonostante il nostro favoloso governo ci abbia detto che possiamo riaprire, come vedete alle mie spalle e come vedete anche intorno, è tutto chiuso. Aprire non ha senso. I costi delle aperture, delle riaperture, sono costi insostenibili, perché non c'è assolutamente passaggio, non c'è clientela, non c'è turismo. E questa situazione, se va avanti così, porterà il paese al collasso. Purtroppo c'è qualcuno seduto nei palazzi del potere che pensa ancora che nonostante tutto ce la faremo. Noi proviamo, ma vi assicuro che sarà molto difficile. Guardatevi intorno, questo è lo specchio dell'Italia, non di Milano. Era un bellissimo salotto, pieno di gente, pieno di locali, pieno di vita. La cosa tragica è che questi signori non hanno speso un minuto del loro tempo per pianificare la ripartenza, ma perché sono incapaci. E proprio perché sono incapaci, si sono dotati di centinaia e centinaia di esperti, forse più incapaci di loro. Il risultato è che abbiamo un manipolo di incapaci, di inetti, di persone assolutamente inadeguate a condurre questa nazione. E allora il mio invito è proprio questo: non fate più in modo che la politica si occupi di voi. Ma noi tutti dobbiamo occuparci della politica. Noi in primo luogo dobbiamo veramente metabolizzare il fatto che se amiamo il nostro paese dobbiamo impegnarci in prima persona perché questo non debba più accadere.